Meditiamo questa sera su questo brano del capitolo 15 della lettera ai Romani, che dà indicazioni molto importanti della nostra vita interiore e perennemente attuali, che culminano nell'esortazione finale di San Paolo, che dà anche il titolo a questa meditazione, appunto: rivestirsi del Signore Gesù. Rivestitevi del Signore Gesù e non lasciatevi prendere dai desideri della carne, come ormai dovremmo aver cominciato a imparare quando quasi terminato la meditazione della lettera ai Romani. In San Paolo quello che è una verità di fede fondamentale è quanto mai chiaramente e assai perfettamente esplicitata. Esistono due stili di vita, esistono due uomini, esistono due regni: uno stile di vita celeste e uno stile di vita terrestre, un uomo spirituale e un uomo carnale, un regno di Dio e un regno del nemico di Dio. Quindi l'alternativa è tra rivestirsi del Signore Gesù, quindi rivestirsi di vita celeste, oppure scendere a livello della vita terrestre. L'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, scrive altrove l'Apostolo, corruzione dentro il disordine delle passioni terrene che portano l'uomo a sprofondarsi con tutti i piaceri bassi e sensibili in cui degrada se stesso e non trova né la vita e né la felicità, ma la morte e l'insoddisfazione. Ora San Paolo comincia a ricordarci una cosa: noi figli di Dio non abbiamo debiti, ecco, di nessun tipo. I debiti economici, ecco, dobbiamo evitare di farli, se li abbiamo fatti dobbiamo pagarli. E così tutto ciò che è dovuto per giustizia a chiunque, siano esse le autorità, come San Paolo afferma nella parte che precede questi versetti, siano anche chiunque abbia nei nostri confronti dei diritti legittimi, a condizione che siano legittimi, noi certamente li diamo. La giustizia è la prima regola del cristiano: dare a ciascuno il suo. Attenzione che è sempre il suo, e il suo vuol dire che non deve essere mai, come dire, una prevaricazione, un abuso, ecco, o un arbitrio. Dare il suo vuol dire dare ciò che è giusto, dare ciò che è dovuto, no? Non oltre e non al di là. Ecco, però c'è un debito che noi non possiamo mai estinguere e che ce l'abbiamo sempre, quindi siamo costantemente in atto, come dire, di doverlo tra virgolette pagare, ossia quello dell'amore vicendevole. Ecco, su quello San Paolo sta dicendo direttamente, ecco, che per quanto ci ha amato nostro Signore, quindi per tutto l'amore che abbiamo ricevuto, si potrebbe in un certo senso dire che ogni essere umano ha in qualche modo una sorta, tra virgolette, di diritto al nostro amore. Perché la sovrabbondanza dell'amore con cui siamo stati amati da Dio deve rifluire, espandersi sul prossimo. La legge, qui si parla della legge in senso stretto, quindi dei 10 comandamenti, ci insegna innanzitutto la prima regola dell'amore: l'amore non fa alcun male al prossimo. Ecco, certamente l'amore non fa alcun male al prossimo, ma non si accontenta di non fare niente di male, perché è operoso e sollecito nel bene. Facciamo sempre attenzione che la nostra vita cristiana non si barcameli in una sorta di limbo, di tepidezza nel pensiero, non sempre poi vero, perché
bisogna vedere se è vero. Ma io non faccio niente di male a nessuno, quindi tutto sommato ci siamo. Ripeto che non sempre questo è vero, perché non è detto che non facciamo del male a nessuno, a volte non siamo consapevoli del male che facciamo. Un parroco sa bene quello che dice, insomma, si trova tante volte dinanzi a situazioni evidenti dove tante anime veramente stanno messe non bene, ma pensano di essere tranquillamente a posto sotto tutti i punti di vista. Questo vale per esempio anche qui, in situazioni anche, come dire, di macroscopica ingiustizia. Quando non si parla con qualcuno, specialmente con qualche parente o familiare, come si fa a dire? Io non faccio niente di male a nessuno. È chiaro che ci sono alcune situazioni, lo sappiamo, che non dipende dalla nostra volontà poterle sanare, perché se qualcuno ce l'ha con noi e non ha nessuna intenzione di riconciliarsi, nemmeno se noi glielo offriamo, e nemmeno se noi gli chiediamo perdono, sappiamo quanto qualcosa di male, o comunque gli offriamo la pace, è chiaro che non ci possiamo fare niente. Però molte volte non è così. Ecco, su questo bisogna sempre fare attenzione all'esame di coscienza. In ogni caso, anche ammesso che non sempre è concesso che non si faccia niente di male, ecco, noi non ci accontentiamo. La vita di un cristiano, all'immagine di quella del suo Signore, tende sempre alla pienezza e alla perfezione della carità, cioè ad essere non soltanto iperattivo nell'amore di Dio, ma anche sollecito nell'amore del prossimo. Questo perché ci ricorda il nostro. Consapevoli del momento, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Ecco, questa pagina della lettera di San Paolo ci introduce proprio all'ormai imminentissimo avvento, ci manca pochissimo, no? Tutto il tempo di avvento è un tempo che fa risuonare questa esortazione, svegliarsi dal sonno. Il sonno è l'immagine di una vita condotta lontano da Dio e soprattutto lontano da tutto ciò che ci mette a contatto con Dio, in particolare la preghiera, no? L'opposto del sonno è la veglia, e sappiamo che alcuni momenti intensi di preghiera si chiamano appunto le veglie. Anche questa, se noi volessimo, insomma, anche se l'orario non è molto tardi, è una piccola veglia. Si vigila vegliando, perché si sta sempre pronti. Perché la salvezza è più vicina oggi di quando diventiamo credenti. Ogni giorno che passa con il Figlio di Dio è un giorno che ci avvicina all'incontro con il Signore, questo dal punto di vista oggettivo. Manca un giorno in meno, in qualunque momento sia, sicuramente ogni giorno che passa manca un giorno in meno l'appuntamento con sorella morte. E quindi, per essere pronti a questo appuntamento, occorre semplicemente gettare via le opere delle tenebre e indossare le armi della luce. E comportarci onestamente come in pieno giorno, cioè il tema della luce, della gira della luce del sole, è un elemento tipico della vita cristiana. Perché nelle tenebre si fanno i peccati, alla luce del sole si fanno le cose buone, cioè ciò di cui non abbiamo da vergognarci, né davanti a Dio né davanti agli uomini. Qui San Paolo fa un po' di esempi di alcune brutte opere delle tenebre: orge, ubriachezze, lussurie, impurità, ahimè, comportamenti oggi oltremodo diffusi, ma anche litigi e gelosie. Litigi e gelosie, ecco, questi sono un po' meno gravi, un po' meno degradanti, insomma, delle orge, delle ubriachezze, delle lussure, delle impurità, ma non per questo degni di un figlio di Dio. Litigi o gelosie siano banditi dal nostro cuore. Ecco, è un'esortazione fondamentalmente ad essere sempre pronti all'incontro con il Signore. E quando uno vive in grazia di Dio, noi dobbiamo essere sempre attenti nel custodire ciò che
La Chiesa da anni predica, i santi ci hanno sempre insegnato. Se uno vive in grazia di Dio e in vigilanza, quindi non nel sonno, con una buona vita interiore di preghiera, a parte il fatto che fondamentalmente sta camminando nella luce, quindi si spera che non cada in peccati troppo gravi, ma soprattutto è pronto non soltanto all'incontro con Gesù, ma anche a qualunque cosa possa accadere. Sappiamo che sono due momenti critici a cui bisogna sempre arrivare pronti, perché se non si arriva pronti si dovrebbe arrivare una brutta fine. Il momento dei momenti è l'incontro con sorella morte, lì se non si arriva pronti si va a una brutta fine. Ma preludi, diciamo così, di quella che sarà poi la morte, sono i momenti di prova e di tribolazione, quando siamo messi severamente alla prova e chiamati a fare scelte che ci collochino o dentro la volontà di Dio o fuori dalla volontà di Dio. Chi non arriva preparato alla prova non ce la fa, cade. La prova, io dico sempre, è come un esame. Chi ha fatto l'università lo sa bene, tu non puoi andare a fare un esame se non hai studiato, perché se vai a fare un esame senza che l'hai studiato, tu l'esame non lo passi. E quindi ci deve essere un'esercitazione, deve avere parecchio faticato prima di poter essere in grado di andare a sostenere quella prova, quell'esame. Ecco perché l'attenzione con la custodia della grazia è la soluzione di tutti quanti i problemi. Quando si cura questo, non c'è niente da temere, perché non c'è situazione che non sarà gestibile. Se questo non si cura, anche la più piccola difficoltà, tentazione, tribolazione, può diventare un problema. Teniamoci la situazione di San Paolo, rivestitevi del Signore Gesù Cristo, non lasciatevi prendere dai desideri della carne, svegliatevi dal sonno e operate sempre come figli del